Benvenuti a Dirne di tutti i colori, una serie di audio dedicati alle storie dei colori. Tutti i sondaggi d'opinione dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi mostrano con straordinaria regolarità che il blu è il colore preferito di più della metà della popolazione europea, molto più del verde, circa il 20% delle risposte, e del rosso, 8-10%. A raccontarci questa curiosità è Michel Pastoureau, uno degli autori più importanti della storia dei colori, che al blu ha dedicato un intero volume. Che il blu sia il colore prediletto è valido soprattutto in Europa, in Francia a maggior ragione, che ne ha fatto uno dei colori della propria bandiera. Vale in modo leggermente più lieve negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, ma se ci spostiamo in altre culture tutto questo non vale più. In Giappone, per esempio, è il rosso a dominare, in Cina, in India è il giallo, nei paesi islamici poi è il verde. Dunque, come abbiamo già detto, il colore è un fatto rigorosamente culturale. Che il blu sia un must tra tutti i colori lo ha ribadito la celebre azienda Pantone. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nel primo appuntamento. Pantone è uno standard, un sistema che prevede l'utilizzo di codici per identificare univocamente i colori. I colori identificati, classificati, nominati da Pantone sono migliaia, anche se l'occhio riesce a percepire solamente 250 colori circa. Ad ogni modo, dal 2000 Pantone identifica un colore dell'anno e alla fine del 2019 aveva nominato il Pantone Classic Blue quale Color of the Year, colore dell'anno 2020. Esiste una particolare commissione che viene nominata per studiare la società, studiare le tendenze sia della politica che dell'economia, ma anche della moda, del design. E al termine di questo studio, che dura diversi mesi, questa commissione appunto nomina il colore che sarà dominante per tutto il successivo anno. E allora vi leggo la dichiarazione della direttrice del Pantone Color Institute, Leatrice Eisman, che dice: viviamo in un'epoca che richiede fiducia e speranza. Pantone Classic Blue, una stabile tonalità di blu sulla quale possiamo sempre fare affidamento, trasmette proprio questa sensazione di costanza e fiducia. Dotato di profonda risonanza, esso costituisce una solida base a cui ancorarsi. Blu sconfinato, che rievoca il vasto e infinito cielo serale. Ci incoraggia a guardare al di là dell'ovvio per pensare più in profondità e fuori dagli schemi, ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso della comunicazione. Ecco, queste parole, scritte, dichiarate alla fine del 2019, lette adesso, nel 2020, segnato da questa terribile epidemia di Covid, fanno sconcerto per la loro profeticità. È nell'essenza del blu infondere calma, fiducia, senso di connessione. È un colore intramontabile, diremmo quasi. È stabile, è un colore affidabile, così utile in questo momento in cui davvero ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova era. E perché allora il blu è carico di questi significati? Da quando lo è? Ecco, per capire a fondo i valori di cui il blu è portatore da secoli, dobbiamo toccare degli ambiti che riguardano un po' tutti i campi della vita, sociale, religiosa, artistica e intellettuale. Tracciare la storia del blu è attraversare la storia delle società europee, che appunto ci porta a comprendere il suo statuto di colore preferito nel mondo occidentale contemporaneo. Se nell'antichità la triade nero, bianco e rosso ha sempre costituito il punto stabile di riferimento per quanto riguarda i colori,
stabile anche per la stabilità relativa, certamente, con cui questi colori potevano mantenersi. Ecco, al contrario, il blu ha sempre riscosso un certo disinteresse, pur con qualche eccezione, e la vedremo. Se ad esempio consideriamo il linguaggio, a partire dai testi più antichi, come la Bibbia, fino ad arrivare al Medioevo, il blu è un colore davvero invisibile, diremmo quasi. E anche per la sua instabilità a mantenere la tonalità caratteristica, il blu, pure nel linguaggio, è un termine quasi inafferrabile. Le uniche certezze che abbiamo sono, ad esempio, i testi omerici, dove Quaneus, che poi diventa Ceruleus nel latino, indicava il ceruleo o l'azzurro cupo e a volte un colore fosco, scuro, nerastro, ecco. Altro termine omerico è glaucos, che nel latino diventa glaucus. Questo invece connota un azzurro luminoso, un azzurro verde, che però si può confondere benissimo con il verde. Per i romani poi il blu è un colore assolutamente disprezzato. È il colore dei barbari, è il colore dei Celti e dei popoli appunto della Germania. Non solo perché questi hanno spesso gli occhi azzurri, cosa che a Roma è un tratto, una caratteristica svilente, ma anche perché tra molte popolazioni del nord Europa i guerrieri avevano l'abitudine di dipingersi il corpo e la faccia di blu prima di andare in battaglia. Utilizzavano il guado, una pianta da cui appunto estraevano, vedremo come, una sostanza colorante. Insomma, a Roma nessuno si vestiva di blu. Vi ricordate il film Braveheart del 1995 con Mel Gibson che appunto va in battaglia con la faccia dipinta di blu? Ecco, questo è un anacronismo perché nel XIII secolo gli eroi del nord Europa certamente non si tingevano la faccia di blu, ma è un elemento, una caratteristica che il regista riprende proprio collegandosi direttamente a questa antica usanza ai tempi dei Romani. Al contrario, gli egiziani e i babilonesi tenevano il blu in massima considerazione. Ogni oggetto, ogni elemento che doveva esaltare la sacralità e la regalità era sempre connotato dalla presenza del blu e dell'oro. Presso questi popoli il blu, e con blu intendiamo anche l'azzurro, il blu era un colore straordinariamente importante perché connotava tanto il cielo quanto l'acqua. Due elementi imprescindibili della vita e ritenuti addirittura dimora degli dèi. Gli scavi archeologici realizzati nella città di Babilonia hanno evidenziato che le decorazioni architettoniche e addirittura le mura della città erano ricoperte completamente di smalto scintillante, creato appunto, realizzato dal blu, lapislazzuli. Insomma, era una città talmente sconvolgente nella sua bellezza e nel tripudio di colori, da poter essere paragonata a una città divina. Anche per gli egiziani il blu, legato al cielo e legato all'acqua, in particolare al Nilo, era un colore divino, un colore sacro. Apprezzavano particolarmente gli occhi azzurri e la loro divinità principale, Amon-Ra, veniva spesso rappresentata con la pelle o i capelli blu. Per gli egiziani il blu era un colore sacro, sì, ma anche un colore capace di scacciar via il malocchio, un colore in cui si condensavano delle proprietà magiche e dunque pietre di colore blu come il lapislazzuli, come lo zaffiro, come l'azzurrite venivano utilizzate per realizzare dei monili e dei talismani. E quindi ecco tutte le parrucche con le perline azzurre oppure i gioielli fatti con il lapislazzuli o lo zaffiro oppure
il famoso amuleto del cuore a forma di scarabeo sacro, che veniva posto nella cavità svuotata del torace del morto, sede appunto dell'energia vitale e della coscienza. La passione sfrenata degli egiziani per il blu non si arrese neppure alla difficoltà di far arrivare o di estrarre pietre rare come il lapislazzuli o l'azzurrite o il turchese. Arrivarono addirittura a inventare un procedimento per contraffare il blu lapislazzuli e di ciò rendono testimonianza alcuni papiri oggi conservati a Leida e a Stoccolma. E insomma, in pratica dettero vita a questo celebre blu egiziano, un lapislazzuli appunto artificiale, che dal punto di vista chimico è composto da rame, calcio e elementi come gesso, calcare, sabbia e la malachite, un altro minerale che conferisce un colore azzurro-verdastro al pigmento. Per produrlo, gli egiziani misero a punto una vera e propria sfida tecnica straordinaria, perché non solo gli ingredienti avevano bisogno di essere scaldati ad alte temperature, tra i 950 e i 1000 gradi, ma bisognava anche regolare i livelli di ossigeno. Insomma, una tecnologia incredibile se pensiamo che tutto ciò avveniva nel 2500 a.C. Presso gli Egizi le stoffe dipinte di blu avevano anche un uso funerario, lo attestano le mummie appunto avvolte in queste strisce di stoffa blu, oppure il corredo di Tutankhamon che è stato ritrovato pressoché interamente dipinto di blu. Oltre agli egiziani e successivamente ai greci, anche in epoca preistorica l'uomo era capace di tingere pezzi di stoffa in un blu azzurro turchino. La pianta responsabile, per così dire, di questo miracolo cromatico era il guado, scientificamente Isatis tinctoria. Questa pianta, la Isatis, è una delle 30 piante capaci di produrre il color indaco. Estrarre l'indaco dalla pianta del guado è un processo decisamente lungo, costoso e anche tossico, perché le foglie di questa pianta venivano sottoposte a una lunga triturazione e macerazione con acqua e con sostanze alcaline. Occorreva davvero tanta acqua per risciacquare la sostanza catramosa che si otteneva e grazie alla quale si potevano tingere in maniera stabile i tessuti. Questa antichissima pratica tintoria tornò in auge verso il 1230. Addirittura regioni come la Turingia, l'Alsazia e la Normandia divennero ricchissime grazie al cosiddetto oro blu, cioè alla pianta di guado. Le coltivazioni e la produzione di guado vennero regolamentate da leggi protezionistiche rigidissime. Tuttavia queste niente riuscirono a fare per contrastare l'arrivo di una nuova pianta, l'indigofera tintoria, che arrivava in Europa attraverso le rotte marittime dalle Indie e dalle Americhe. In questi luoghi, come anche in Africa, la produzione di indaco a partire dall'indigofera era già nota. Addirittura il famoso drappo blu dei Tuareg era proprio tinto con un lungo procedimento a partire dalle foglie dell'indigofera. A differenza del guado, questa pianta garantisce un fissaggio del colore molto molto più resistente sia ai lavaggi sia all'azione del tempo o per esempio anche all'esposizione alla luce. Questo tipo di indaco, grazie alla sua resistenza, veniva utilizzato anche in combinazione con altri colori, proprio per garantirne una maggior durevolezza. Tuttavia, gli altri colori, con l'andare del tempo, si spiadivano e l'indaco invece
era l'unico a sopravvivere all'azione del tempo. Ecco che, ad esempio, i cieli di una razza rinascimentale o il fogliame, appunto, di questi antichi tessuti sono soggetti alla cosiddetta malattia blu, ovvero il verde e il blu nerastro tendono, lasciando sempre in evidenza questo meraviglioso blu indaco. Produrre l'indaco dalle foglie dell'indicofera è davvero costosissimo e lo sarebbe ancora oggi che pur disponiamo di sostanze chimiche e strumenti tecnologici. Dunque le foglie venivano fatte fermentare in una soluzione alcalina. Il liquido che si produceva poi veniva rimosso e rimescolato. Questo faceva sì che con il tempo si formasse un sedimento blu. Questo sedimento veniva fatto asciugare, veniva diviso in panetti e poi veniva immesso direttamente sul mercato. Nel 1631, quando 7 navi olandesi riuscirono a trasportare dalle Indie in Europa oltre 150.000 kg di indaco, ecco, questo carico valeva allora 5 tonnellate di oro. Una follia. Un prezzo davvero inimmaginabile. Con il tempo, le nuove rotte commerciali, soprattutto con l'utilizzo massiccio di schiavi e di lavoro forzato, i prezzi di questi panetti di indaco cominciarono a calare e addirittura la grande armata di Napoleone richiedeva 150 tonnellate di indaco all'anno per tingere le proprie uniformi. Dagli anni 60 dell'Ottocento cominciarono i primi esperimenti chimici per produrre il color indaco in maniera artificiale, ma il risultato finale e brevettato si ottenne nel 1865 in Germania. Da allora il color indaco, quindi il color blu, cominciò a diventare da colore che connotava un bene di lusso, come la porpora degli imperatori, insomma, ha un colore che ha contraddistinto la forza operaia, i cosiddetti colletti blu in fabbrica. E qui viene in mente il famoso completo blu di Mao, che è diventato uno dei simboli del Novecento. Ma il blu indaco, nella sua versione prima naturale e poi artificiale, ha contraddistinto e caratterizza tutt'oggi i celebri blue jeans. La storia dei blue jeans veramente vale da sola una puntata. Basti dire che questo tessuto, che è un tipo di fustagno di cotone, era detto tela di Nîmes, la cittadina in Francia, e da lì poi è stato soprannominato denim, de Nîmes, quindi. Ecco, questa tela veniva utilizzata per i carri, le imbarcazioni, per ogni tipo di imballo resistente che si dovesse confezionare. Poiché la tela di Nîmes, per essere commercializzata in tutto il mondo, partiva, veniva imbarcata nel porto di Genova, ecco che in francese questa tela, de Nîmes, divenne Blue de Gênes. Quindi blu di Genova e da lì i blue jeans. La storia poi della confezione del celebre paio di pantaloni da parte di Levi Strauss in California, nel suo negozio appunto che vendeva abbigliamento per i ricercatori d'oro, ecco quella è tutta un'altra vicenda. Se il guado e l'indaco, come abbiamo visto, erano le sostanze vegetali più utilizzate fin dall'antichità per la colorazione dei tessuti, nell'ambito invece della pittura il protagonista assoluto è il blu oltremare, che si ricava dai lapislazzuli. Il lapislazzuli è una pietra semipreziosa il cui nome deriva da lapis, in latino pietra, e da lazulus, che deriva dal persiano e che indicava il colore dello zaffiro. Fino al 1700 il lapislazzuli si estraeva solo ed esclusivamente dalle miniere di Sar e Sang, nascoste tra i monti dell'Afghanistan.
luoghi inaccessibili, impervi, aridi, dove appunto difficili sono le condizioni di vita. E questo rendeva la pietra preziosa dei lapislazzuli ancora più rara e costosa. Le miniere si trovavano lungo la Via della Seta ed erano davvero molto famose, tanto che anche Marco Polo nel 1271 le visitò e le descrisse: montagna ove si cava l'azzurro e è il migliore e il più fine del mondo. E Cennino Cennini, nel suo libro d'arte scritto agli inizi del XV secolo, definiva questo pigmento come colore nobile, bello, perfettissimo, oltre a tutti i colori, del quale non se ne potrebbe né dire né fare quello che non ne sia più. Il blu oltremare, quel blu che arrivava appunto da terre così lontane, era in assoluto il colore, il pigmento più ricercato e più costoso al mondo, molto più dell'oro. Dopo che l'abate Suger nel 1140, per la sua abbazia di Saint-Denis, fa realizzare delle bellissime e ampie vetrate usando il blu a profusione, ecco che da quel momento il blu, come emblema della luce divina, acquisisce un'importanza davvero capitale nella storia dell'arte. Alla fine del 200 lo stemma della famiglia reale francese diventa un giglio oro su fondo azzurro. Dunque, il blu torna ad essere, un po' come nell'epoca degli antichi egizi, il colore della regalità e il colore della divinità. Preziosissimo. Il blu oltremare viene utilizzato nelle più importanti opere d'arte. Giotto lo stende sui suoi affreschi e nelle sue tavole. Il cielo della Cappella Sistina è realizzato con questo blu oltremare. Tiziano ne fa uso nei suoi cieli o altri pittori veneti come Bellini e anche i fiorentini, Frate Angelico, Lippi, Botticelli lo utilizzano nei dettagli più preziosi. Addirittura i contratti di questi pittori spesso regolamentavano l'acquisto da parte loro di questo blu oltremare, oppure davano precise istruzioni per utilizzare del pigmento che già il committente aveva acquistato. Il blu oltremare era imprescindibile, ad esempio, per dipingere il mantello di Maria Vergine. E la richiesta di questo pigmento si fece talmente elevata che alcuni tentarono di contraffarlo con l'azzurrite, un'altra pietra decisamente meno preziosa, meno pregiata, la quale tuttavia, una volta scaldata, virava al verde. E questo metodo smascherava eventuali frodi. L'oltremare, a differenza di tanti altri blu minerali, è il cosiddetto blu vero. Non contiene altre colorazioni che possono virare al verde e in generale ha un'altissima stabilità, anche all'usura, diciamo così, del tempo, al trascorrere del tempo. Quando viene estratto, il lapislazzuli non è immediatamente utilizzabile attraverso la semplice macinazione, ma deve essere depurato da una serie di scorie che la pietra contiene. La lavorazione è estremamente lunga e si conclude quando si ottengono le cosiddette ceneri d'oltremare. La storia del blu oltremare è la storia di una vera e propria ossessione, di una mania che colse molti reali anche in epoca più recente. E nel 2015 una strepitosa mostra allestita a Palazzo Pitti al Museo degli Argenti ripercorreva attraverso incredibili opere d'arte e manifatture antiche e moderne, la storia di questo minerale semiprezioso,
ricercatissimo da tutti i reali e impiegato anche nel gioiello contemporaneo. Nel 1824 la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale in Francia aveva offerto un premio in denaro a chiunque fosse riuscito a creare un blu oltremare sintetico a basso costo. 4 anni dopo il premio fu vinto da un francese, da un chimico francese, Jean-Baptiste Guimet, che inventò questo nuovo pigmento battezzandolo oltremare francese. Questo blu era decisamente meno caro, poteva arrivare a costare 2500 volte in meno rispetto a quello minerale. Tuttavia, questo blu sintetico non venne subito apprezzato dagli artisti. Si lamentavano che fosse troppo piatto, monodimensionale, e infatti era vero, le particelle di questo pigmento erano tutte uguali, identiche, della stessa dimensione e dunque la luce era riflessa nello stesso modo. Mancava la profondità, la varietà e quell'appeal visivo profondo del vero blu oltremare. Dopo anni di ricerche, fu un pittore, Yves Klein, nel 1960 a risolvere questo fastidiosissimo problema della piattezza di questo blu sintetico. Collaborò per qualche anno con un chimico per escogitare una resina speciale che facesse da mediatore al pigmento sintetico, rendendolo lucente e profondo come il suo antenato originale. Nacque così il brevetto dell'International Klein Blue, utilizzato per le celebri tele blu luminose e materiche di Klein. Esiste il blu oltremare francese, ma esiste anche un blu di Prussia. Era il 1704-1706 circa, quando in un'angusta stanzetta di Berlino un fabbricante di colori dal nome Johann Jakob Giesbach si mise a preparare un colorante per cui era abbastanza noto in città, una lacca rosso cocciniglia. Ad un certo punto, per uno sbaglio nella mistura dei preparati chimici, ottenne un color prima violetto e poi blu intenso. In pratica ottenne un ferrocianuro ferrico che, a dispetto del nome, non era tossico, e che venne prontamente utilizzato nella fabbricazione di coloranti per stoffe e per dipinti. Questo colore fu da subito apprezzato, era profondo, moderno, freddo, trasparente, ma aveva dei difetti, scoloriva alla troppa luce. Pittori come Hogarth, Constable, Van Gogh, Monet ne fecero ampio uso per la loro tavolozza dei colori e anche Picasso nel suo periodo blu preferì questa sfumatura, appunto, del blu di Prussia. Dalla fine del Settecento e per tutto l'Ottocento il blu è in assoluto il colore più alla moda. I tintori di stoffe ne fanno amplissimo uso e di blu è vestito il giovane Werther di Goethe, quindi l'eroe romantico per eccellenza. Di blu è vestita Madame Bovary. Blu diventa l'abito per antonomasia del romanticismo. Blu diventa il colore della malinconia e non a caso il blues è un genere musicale, appunto, che a questo sentimento si richiama. Nel XX secolo il blu ha pressoché sostituito il nero nelle divise. Marinai, militari, gendarmi, poliziotti, pompieri, impiegati hanno le divise blu. Ma come dice Michel Pastoureau, contrariamente a quanto si potrebbe credere, questa preferenza per il blu non è espressione di pulsioni forti o di una particolare ricchezza simbolica dei nostri tempi. Anzi, si potrebbe dire che il blu viene apprezzato perché va bene a tutti, in qualsiasi circostanza, non è un colore particolarmente connotato e connotante come il rosso, il verde, il bianco o il nero. È un colore che potrebbe risultare talvolta banale,
proprio perché non suscita particolari entusiasmi. È un colore tranquillo, pacifico, distante, quasi neutro. Il suo non essere aggressivo lo fa definire a Michel Pastoureau un colore gattamorta, che i grandi organismi internazionali, come la vecchia Società delle Nazioni e poi ai nostri giorni l'ONU, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, hanno adottato come loro colore emblematico. E allora abbiamo visto come la storia del blu ci abbia condotto in tanti ambiti semantici diversi, dal blu della divinità al blu della regalità, fino ad arrivare al blu del romanticismo, della ricercatezza o al contrario al blu della democrazia, quasi al blu dell'appiattimento sociale, fino al blu della pace. Auguriamoci che il classic blu Pantone possa diventare veramente emblema di questo nuovo 2020.